E continuiamo con le ricette di Natale, ragazzi. Oggi ho fatto le verdure passellate. Cioè, secondo voi possono mancare verdure passellate a Natale? No. Una ricettina facile, facile, con i giusti passaggi e vengono uno spettacolo. Quindi, senza perdere 100 chiacchiere, andiamo subito a fare. Peperoni, zucchina e carota oggi facciamo, ma ovviamente potete fare tantissime altre verdure, melanzani, carciofi, quello che volete voi. Ce l'andiamo a tagliare a bastoncini, ok? Quindi io me le taglio così, eccole qua, e ce l'andiamo a tagliare di questa misura qua. Non le facciamo tanto grandi, perché? Perché poi dopo non si vanno a cuocere, ok? Quindi un bastoncino di questa misura, eccolo. È sufficiente, viene, si cuoce, viene bello croccante, quindi il giusto, mi raccomando. Se vedete che è un po' troppo grosso, ecco questo qua che ho fatto io, lo andiamo a ritagliare così, perché la verdura passellata deve essere cotta e croccante. Eccoli qua, questi piccoli bastoncini di carote. La stessa cosa facciamo con le zucchine, però con le zucchine attenzione ad una cosa, andiamo a levare la parte un po' più spugnosa. Ok, eccola, facile facile, e poi ce l'andiamo a tagliare a bastoncini. Ecco qui. Io leverei, vedi, questa parte qua, eccola qua. La perfezione è questo qua, vedete? A posto. Il peperone lo andiamo a tagliare, ci togliamo i semi, togliamo il dentro e lo andiamo a tagliare nella parte verticale, ok? Quindi così, non così, perché sennò vi si rompe tutto quanto. Sempre la stessa cosa, lo tagliamo a bastoncini della stessa misura. Leviamo tutti i semini. Questo qua me lo divido in due e mi vado a fare tutti i bastoncini. La lunghezza, se volete, la potete fare anche più lunga, ragazzi, che sono sempre belle e vengono più lunghe. Ovviamente ci dovete avere una pentolina un po' più grande. Siccome io oggi utilizzo una pentolina piccola, le faccio più piccole, però voi decidete come volete. Le verdure le abbiamo tagliate, adesso subito la pastella. La pastella io la faccio così: 300 ml di acqua frizzante ghiacciata e 200 g di farina 00, frusta a portata di mano, e vado a girare il tutto. A questo punto la pastella è pronta e già posso friggere. Perché? Perché l'acqua era ghiacciata. Se invece fate prima questa e poi fate le carote, le zucchine e tutto quanto, dovete metterla in frigo, ok? Deve essere sempre bella fredda. Se io ho tutto pronto, adesso prendo e ci metto la pastella. Se non avete l'acqua ghiacciata frizzante, metteteci il ghiaccio, ok? Che la tiene bella fredda. Questo è il modo migliore per fare la pastella bene e che poi il risultato sia il migliore. Per vedere se l'olio è a temperatura, andiamo a mettere poca poca pastella, eccola qua. Se risale sopra è pronta, perfetta. Senza che ve lo dico, ragazzi, le verdure passellate per me non dovrebbero mai mancare. È una cosa che va fatta e mangiata. Ovviamente quando siamo in tanti, che facciamo? Ce le prepariamo prima, una scaldatina al forno. Mi raccomando, il sale mettetelo sempre alla fine. Andiamo a pastellare le verdure, metterle nell'olio poche alla volta, perché cosa succede altrimenti? Se mettete tante verdure, l'olio si abbassa troppo di temperatura e le verdure non vengono croccanti, si lessano, ok? Quindi olio a temperatura e andiamo a mettere le verdure poco alla volta.
Allora, l'olio io metto 160-170 gradi e faccio cuocere per 3, massimo 4 minuti. Ragazzi, vedete dal colore che adesso piano piano si colorerà. Quindi 3-4 minuti è la cottura perfetta per cuocere dentro la verdura e per far diventare la pastella bella croccante. Se voi preferite una pastella più colorata, stessi ingredienti, ci aggiungete un torlo d'uovo. A me, per esempio, non piace tanto colorata e piace bianca così, ma se voi la volete più giallina, aggiungete un torlo d'uovo e otterrete la pastella più gialla. Eccole qua, le verdure sono pronte, ce le togliamo. Guarda che belle, guarda che bel colore. Vedi, si vede che questa è una zucchina, questa è una carota, questo è un peperone. La pastella è quasi trasparente, è leggera. Andiamo a fare l'altre. Eccole qua, belle dorate, andiamocela a togliere. E vai così. Olè. Guardate che belle. Ragazzi, queste non possono mancare. E tra gli antipasti di Natale queste le dovete fare. Quindi ve la preparate prima, vi preparate prima la pastella. Alla fine ci mettiamo un po' di sale. Le saliamo bene. Eccole qua, quindi raga, semplici semplici, facili facili. A Natale queste non devono mancare, non possono mancare. Fatele con questa ricetta perché vi vengono perfette. Quindi, se vi è piaciuto il video, mettete like, abbonatevi al canale. Io, come al solito, vi voglio bene. Ciao.